Ciao a tutti, oggi è video diverso dal solito, cuciniamo, cioè in realtà ho già iniziato, però mi sono ricordato che volevo fare video. In pari ho fatto qua l'impasto per fare i cinnamon rolls e adesso tipo li finiamo e li sistemiamo insieme. Mentre ti parlo un po' di cose, volevo anche un po' parlarvi tipo della scuola, perché ho deciso l'indirizzo, ho deciso tutto, quindi vi porto un po' con me. Però intanto dobbiamo fare il, come si chiama? L'affare da spalmarci dentro appunto alla cannella. Ora guardiamo nella ricetta, cinnamon sugar mix. 145 grammi di sugar, brown sugar. L'altro dice 50 grammi di burro. Vabbè, prendo il burro che mi è avanzato e lo sciolgo. Se serve a qualcosa, non tutte le volte che sciolgo il burro, prima lo taglio a pezzetti e poi lo sciolgo. Lo sciolgo nel microonde perché sennò troppo svogliato per farlo a bagnomaria o come andrebbe fatto. Il coltello è umido. Ok. Volevo un po' parlarvi tipo della scuola, nel senso che io è tipo da sempre che dico che volevo fare figurativo, no? Perché ho sempre, cioè in realtà mi sarebbe sempre piaciuto multimediale, però ho sempre detto no, vabbè, faccio figurativo perché multimediale sarà fatto male, perché tipo vedevo nelle scuole tipo delle mie amiche che a multimediale facevano un peggio, peggio schifo, ma nel senso veramente una merda, facevano tipo schifezze, non so descrivervi, loghi orrendi, cose orrende. Invece in questo ho scoperto che fanno tutta roba tipo foto, video, metto questo nel microonde. Dicevo tipo tutte cose foto, video così, che a me interessano molto, cioè tipo amo fare foto, video, sia per YouTube sia in generale nella vita. E quindi ho pensato, potrei iscrivermi lì, vediamo com'è. Siamo andati a vederlo, a tipo fare un incontro ed era bellissimo. Cioè, stavo dicendo, ah sì, che siamo andati a vederlo tipo per una roba. Ed era strabello, cioè nel senso c'era un professore super bravo che non faceva fare tipo male le cose, cioè, cioè le cose si facevano un sacco bene. E quindi mi era venuto il dubbio di volermici iscrivere, però ero un sacco tipo indeciso. Secondo me ho messo troppo zucchero, ho sbagliato le dosi. Vabbè, via, facciamo finta che vada bene. Cioè le cose erano davvero fatte bene, i video che facevano erano super belli e quindi mi è venuta super voglia di farlo. E mi sono messo un po' a pensare, no? E a guardare gli orari e tutte quelle cose lì. E ho visto che non esce la cannella. Vabbè. E ho visto che hanno tipo 8 ore di pittorica in prima. Quindi soprattutto, cioè in prima, in terza. Quindi soprattutto in terza sarebbe tipo proprio un mix tra figurativo, che è dove volevo andare, e come si dice, multimediale. E visto che soprattutto ultimamente mi sto un po' urtando quando tipo i professori mi criticano i disegni in modo brutto, comunque non faccio le cose come dico io, in uno stile che piace a me, cioè mi sto un po' scoraggiando alle volte di fare figurativo, ho detto qui sarebbe perfetto perché uno, non c'è plastica che odio, due, si fanno i video, le foto, ed è un po' un mix di tutte le cose che mi piacciono. E visto che comunque tanto voglio fare l'università, forse è anche più utile per me perché tipo imparo più cose, perché si fanno più cose. E quindi ho detto mi iscrivo là. Cioè in realtà ho pensato un sacco, sono anche andata a parlare con un professore. Voglio assaggiare questo mix che ho fatto tipo di zucchero e burro, che buona la cannella. Appunto con un professore per capire le ultime cose. E nulla, qualche giorno fa, dopo un po' di casini, mi sono iscritto. Quindi definitivamente, news aggiornamento sulla mia vita, mi sono iscritto a multimediale per terzo, quarto e quinto anno. Però in questa decisione ho pensato a tante cose della mia vita che vi comunicherò. Ok, non mi ricordo che stavo dicendo, comunque mi sono iscritto. Adesso qua ho l'impasto e lo devo tipo usare per fare. Vabbè, fare. Oddio, secondo me non ha lievitato e faranno schifo e sono venuti male stavolta, però noi affermiamo il contrario, annulliamo le maledizioni, andrà tutto bene e verranno buonissimi. Oddio, quanto pesa? Ok. Ora continuo un po' a cucinare senza parlare e poi vi aggiorno appunto su come si dice, tutte le cose che mi sono venute in mente mentre ragionavo a questa cosa di cambiare, cioè di fare l'indirizzo multimediale. Tanto dico già che mi scuso se questo video è un casino, cioè nel senso io parlo, impasto, faccio, mi interrompo. Però io sono così, io sono confusionario. E allora andiamo via, giù. Allora, tanto non voglio mettere in vitraccio la faccia.
Buchino. Ok. Devo spalmare, spalmare, stendere sto coso. Io proprio meglio lo se inquadro giù. Ok. Bene. Pronti? Vabbè, noi facciamo finta che va bene. Continuo il discorso di rientrare. Dicevo che alla fine mi sono iscritto lì a multimediale invece che a figurativo come volevo fare all'inizio. Sono abbastanza felice di questa scelta. E sì, che altro? Sì. In tutto questo periodo ho pensato un po' a cosa fare della mia vita, cosa mi piacerebbe fare del mio futuro e tutte queste segate qui, perché mi è venuto da pensarci. Vado a prendere quel mix schifoso che ho fatto. Dicevo, perché mi è venuto da pensarci e sono arrivata alla conclusione che io, cioè, ho mille interessi, mille cose, cioè io per me farei 800.000 cose, no? L'unica cosa di cui sono sicuro è che voglio fare l'università. Quindi, madonna che merdata che ho fatto, quindi ho deciso un po' di fare questa cosa della mia vita, cioè io continuo la scuola con quello che mi annoia meno sul momento, almeno per ora per le superiori, e nel mentre continuo a fare tutta questa cosa dei video qui su YouTube, su TikTok, i social, perché penso che il lavoro che si adatterebbe più a me, che probabilmente mi piacerebbe di più, sarebbe lavorare appunto sui social. Perché? Perché io ho 1500 interessi, passioni, c'è un pezzo di plastica che schifo. E secondo me, avendo un profilo social, comunque essendo un influencer, si può dire, avrei tipo la libertà di mostrare tutti gli aspetti di me e però, cioè, tipo, creare contenuti nel mentre, che è una cosa che amo da tempo, quindi non è una di quelle tipo passioni momentanee che ho, e comunque riuscire a guadagnarci. Oddio, che fatica a parlare. E nulla, quindi io continuerò così, nel senso, finché non mi vengono idee migliori, mentre studio, mi porto con me, come dico sempre. Nulla, mi porterò con me nella mia vita in questi anni. Noi vedremo come andrò. Riuscirò a trasformare questo lavoro, bellissimo, sarebbe un sogno. Spalmo sta roba con le mani, non schifatevi. Non ci riesco e trovo un altro lavoro, qualcosa che mi piace davvero, beh beh beh, perfetto. So che probabilmente sarà collegato con l'arte, forse l'università. E basta, questo è. Probabilmente quello che devo dire nella mia testa, o come l'ho detto da altre persone, va più senso, però mentre cucino e faccio il video è difficile. Scusate davvero sta schifezza che sto facendo, però è l'unico modo per spalmarlo, come si vede. E nulla, adesso continuo a fare sta roba e vi parlerò un po' di quello che sto facendo ora, quindi il dolce. E nulla, il discorso scuola, indirizzo, vita è finito. Poi sicuramente lo farò anche meglio in qualche altro video, soprattutto la seconda parte, quindi su cosa voglio fare della mia vita, perché l'ho fatto di merda qui. E nulla, questo è cannella. Meglio. Oddio, che poi come cazzo si arrotola? Devo accubettarlo, vabbè. Ok, adesso toglierò tutto e lo accubetterò. Vedete, questo è il disordine che c'è nel mio cervello. Ok, ok. Ok. Ce l'ho fatta! Sono troppo forte, troppo troppo forte. Lino. Vabbè, da mettere tutto a posto. Ciao. Alla fine non sono riuscito a registrare tipo il risultato finale, però qui c'è una fotina di io con la maschera e i cinnamon rolls finiti. Ciao.